Buongiorno a tutti e benvenuti al secondo video relativo all'Atari 800 XL e al suo floppy disk drive Atari 1050. Oggi ripariamo l'alimentatore del floppy disk drive Atari 1050 che, nel precedente video, aveva fatto saltare la corrente. Poi proviamo se il drive funziona. Nella precedente puntata vi avevo mostrato l'acquisto del retrocomputer Atari 800 XL e del drive, nonché la riparazione dell'alimentatore del computer. Apriamo l'alimentatore del floppy disk drive Atari 1050. Mi raccomando, staccate sempre la spina quando lavorate sui circuiti elettrici, c'è alta tensione. Per aprire l'alimentatore, nella parte inferiore del contenitore plastico ci sono 4 viti a taglio da svitare. L'interno è molto semplice, c'è solo un trasformatore. Svitiamo le 4 viti che fissano il trasformatore al contenitore. Si è staccato un pezzo del traferro. L'impressione che avevo, quando avevo realizzato il video precedente, era che il trasformatore fosse in cortocircuito. Nel video non si vede bene, ma sull'avvolgimento primario del trasformatore, quello con le spire più sottili, c'era una piccola macchia scura. Pensavo che l'isolante dell'avvolgimento fosse sciolto in quel punto. In realtà, la macchia è venuta via semplicemente pulendola, lasciando l'avvolgimento intatto. A ben vedere, in un trasformatore in cortocircuito, mi dovrei aspettare l'avvolgimento completamente bruciato, sciolto. Ecco, magari non proprio come questo, forse più come quest'altro. Invece il trasformatore dell'Atari 1050 è praticamente intatto, non si vede alcun difetto ad occhio nudo. Anche la resistenza misurata sul primario restituisce valori plausibili. Il mio parere è che ci sia un filo che non fa ben contatto e, quando è percorso da corrente, crea degli sbalzi di tensione che fanno scattare il contatore. Ho deciso quindi di ripassare tutte le saldature. Scolleghiamo i cavi elettrici, sia quello della tensione di rete sia l'uscita a bassa tensione. Applichiamo del flussante per migliorare l'adesione del rame e per togliere un po' di eventuale ossido. A questo punto possiamo risaldare i cavi dell'alta tensione. Oltre ai cavi elettrici, ripassiamo anche le saldature del sottile filo di rame dell'avvolgimento, che lo collegano ai contatti del rocchetto. Dopo aver ripassato le saldature del primario del trasformatore, installiamo anche un varistore per proteggere sia il trasformatore che l'impianto elettrico della casa da eventuali sbalzi di tensione. Lo installiamo dopo questo cavo sottile, che funge da fusibile, in caso il varistore andasse in cortocircuito. Gli sbalzi di tensione possono avere due direzioni. Lo sbalzo, o transiente di tensione, può provenire dall'impianto elettrico di casa e può danneggiare il trasformatore o l'Atari. Oppure, dall'altro lato, il trasformatore può causare dei transienti di tensione e danneggiare gli altri elettrodomestici collegati all'impianto elettrico di casa. Per questo, in genere, preferisco installare dei varistori di protezione. Dopo aver sistemato l'avvolgimento primario, risaldiamo i cavi dell'avvolgimento secondario. Lo proviamo? Via! Allora, c'è un miglioramento. Ora non salta più la corrente e il trasformatore non fa più rumore, ma la tensione d'uscita è sballata. Sul secondario ci sono 3,4 volte in corrente alternata al posto dei 9 o anche più che dovremmo vedere senza carico. Sul primario la tensione è giusta, 230 volte in alternata, ma sul secondario è troppo bassa. Ma dico, cazzo, un componente così semplice e così rompiscatole. Ma che cos'hai? Dai! Fai bravo! Vai! No, niente, da tensione a caso. Qui ci vuole un intervento da chirurgo. Gratto via un po' di vernice isolante dal rame del secondario del trasformatore per rifare la saldatura. Quello che vedete, infatti, non è rame nudo. Per avvolgere le spire una sopra l'altra, senza mandarle in cortocircuito tra di loro, il rame è ricoperto da una vernice isolante con alto potere dielettrico. Per saldare il rame dobbiamo rimuovere la vernice dove andremo ad applicare lo stagno con la saldatura. Mettiamo un po' di flussante e rifacciamo la saldatura. Proviamo! Sì! Ah no, sta calando. A questo punto rifacciamo la saldatura del rame anche dall'altro lato del secondario. Smontiamo il fusibile ed anche il portafusibile che è fissato alle linguette del rocchetto. Come prima, grattiamo la vernice isolante del rame del secondario del trasformatore. Poi applichiamo del flussante e rifacciamo la saldatura.
Oh, adesso sì che mi piace, la saldatura è bella abbondante. Rimontiamo il portafusibile ed il fusibile. Proviamo? Sì! Ora funziona! Proviamolo sotto carico. Applico una resistenza da 4,7 ohm in parallelo al secondario del trasformatore. Andiamo ad assorbire circa 2 A. Purtroppo la resistenza è solo da 5 W al posto dei 10 richiesti, quindi mi aspetto che la resistenza scaldi terribilmente. Sì, il trasformatore regge. La resistenza ha qualche problema, scalda troppo. La raffreddiamo con acqua durante la prova. Voi intanto preparate l'estintore. Direi che ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto noi. Anche muovendo il trasformatore la tensione rimane costante. Bene, stacchiamo la spina ed occupiamoci un po' dell'estetica dell'alimentatore. Possiamo lavare la scatola del trasformatore con acqua e un po' di sgrassatore. Poi asciughiamo bene con aria compressa e un panno assorbente. Rimontiamo il trasformatore nella sua scatola e riavvitiamo le viti. Prima di chiudere è meglio fare altre prove. È tutto a posto! Possiamo richiudere la scatola del trasformatore del floppy disk drive Atari 1050. Riavvitiamo le 4 viti inferiori. Ora occupiamoci anche dell'estetica del cavo elettrico. Diamo una bella spazzolata ai passacavi. Possiamo anche togliere il polistirolo che si è fuso sui cavi. Anche se lo sporco è tenace, il polistirolo si toglie abbastanza facilmente grattandolo via con l'unghia. Questo polistirolo si è infilato ovunque, anche nelle fessure della spina. Puliamo bene anche il cavo elettrico del secondario del trasformatore. Questo è il cavo SIO che collega il floppy disk drive Atari 1050 al computer Atari 800XL. Lo pulisco bene, così poi faremo la prova. Bene, è tutto in ordine. Leo ci aiuta a collegare l'Atari 800XL con il floppy disk drive Atari 1050. Dietro al computer Atari 800XL dobbiamo collegare il cavo di alimentazione, il cavo video composito, che è lo stesso con connettore DIN a 5 poli che utilizzo con il Commodore VIC-20 e il Commodore 64, il cavo SIO per il floppy disk drive. Ovviamente tutti i collegamenti vanno fatti con computer e drive spenti, nonché le spine staccate dalle prese. Relativamente al drive Atari 1050 colleghiamo il cavo di alimentazione proveniente dall'alimentatore che abbiamo appena aggiustato, il cavo SIO. Dietro al monitor colleghiamo il cavo video composito RCA giallo e i cavi audio, i due RCA bianco e rosso. Possiamo quindi attaccare le tre spine alle prese di corrente, computer, drive e monitor. Inseriamo un dischetto nel drive.
Accendiamo? Ok, accendiamo prima il monitor e lo impostiamo all'ingresso audio-video. Accendiamo il floppy disk drive Atari 1050. Infine, avviamo anche il computer. Sta caricando, si sentono dei rumori. Sì, ha caricato il menu. Proviamo a caricare un gioco. E no, questo non va. Forse il dischetto è parzialmente smagnetizzato. Proviamo con un altro gioco. Sì, è partito! Direi che il drive funziona. Ho in programma di aprire il computer Atari 800 XL e anche il drive Atari 1050 sia per curiosità di vedere come sono fatti dentro e sia per fare un'accurata pulizia. Per essere avvisati quando pubblicherò gli altri video sull'Atari, nonché gli altri video relativi ai retrocomputer ed elettronica vintage, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche. Un saluto da Amedeo Valoroso e anche da Leo.